Pellegrini di Speranza è l'argomento del Giubileo ed è anche il filo conduttore di questo anno pastorale, dove tutte e due le parole sono fondamentali. Pellegrini, non vagabondi, pellegrini, cioè abbiamo una meta di speranza, non pellegrini di prodotti commerciali, non pellegrini di valori generici, pellegrini della speranza cristiana. Come dice la prima lettera di Pietro, siate sempre pronti a rispondere a chiunque vi domandi ragione della speranza che è in voi. E la nostra speranza non è un valore astratto, ha un volto, ha un corpo, si chiama Gesù Cristo morto e risorto. Ma per essere pellegrini bisogna essere leggeri, non si può pellegrinare tirandosi dietro una carovana, tutti gli utensili che utilizziamo ogni giorno, tutte le cose che abbiamo a casa. Per essere pellegrini ci vuole uno zaino agile che contenga solo l'essenziale, e questo anche nel vostro compito di educatori credo che sia un obiettivo fondamentale, trasmettere che nella vita c'è un essenziale, altrimenti la nostra vita è un affastellamento di cose tutte uguali, dove sembra che la quantità sia il valore fondamentale, l'avere, l'accumulare. Invece il Vangelo è sobrio, è per l'essenziale, e l'essenziale nella nostra vita si riassume in una parola: le relazioni, i rapporti belli, la relazione col Signore che è coltivata attraverso la parola di Dio, attraverso i sacramenti, attraverso la vita di chiesa, e dunque anche le relazioni con gli altri, con i fratelli e le sorelle, compreso le relazioni con le persone che faticano di più a vivere le relazioni, le persone che sono ai margini. Questo è l'essenziale da mettere nello zaino. Tutto il resto, se serve per l'essenziale, può essere caricato, ma se non serve deve essere lasciato a casa. L'augurio è che sia un anno davvero pieno di speranza. Se non iniettiamo noi in questo mondo così spesso disperato per le guerre, le violenze, le malattie, le ingiustizie, la mancanza di senso, se non iniettiamo noi cristiani la speranza, questo difficilmente lo fanno altri. Ci sono tanti palliativi della speranza, pensieri buoni, ma la speranza è Gesù Cristo morto e risorto. È questo che dà luce al nostro pellegrinaggio.